Dopo la Grande Guerra, la neonata Repubblica Tedesca di Weimar, dal nome della città dove è stata elaborata la nuova Costituzione, deve pagare debiti e risarcimenti tali da provocare una devastante crisi economica. Chiudono molte fabbriche, i disoccupati sono milioni, si ha un'inflazione che non ha paragoni nella storia. Nel dicembre del 1920 un chilo di pane costava 2,3 marchi, nel novembre del 23 201 miliardi di marchi. Crescono i partiti estremisti, di sinistra e di destra. In questo clima nasce il Partito Nazionalsocialista, poi nazista, che vuole rispondere alle aspettative degli imprenditori, spaventati dalle idee socialiste e comuniste che si fanno strada nel popolo, e anche della borghesia, che vivendo di renditi fissi è distrutta dall'inflazione e chiede uno Stato forte e capace di risollevare l'economia tedesca e di ristabilire un ordine sociale. Tra il 1925 e il 1929 la situazione sembra migliorare, ma la crisi economica statunitense del 1929 porta un nuovo e grave peggioramento. Nelle elezioni del 1930 declinano i partiti socialdemocratici e moderati a favore dei comunisti e dei nazionalsocialisti, che diventano ormai il secondo partito. Il partito nazista sembra a molti l'unico capace di risolvere i problemi del paese. Adolf Hitler, il capo, promette di riportare la Germania all'antica potenza e di vendicare l'umiliazione subita a Versailles. Al centro del suo pensiero ci sono i concetti di superiorità della razza germanica e la teoria del cosiddetto spazio vitale, che il popolo tedesco ha il diritto di conquistare, espandendosi verso l'Europa dell'Est, abitata da popolazioni di razza inferiore. Così si legge nel Mein Kampf. Nel 1933 il partito nazista vince le elezioni. Dopo un anno di scontri tra comunisti e nazisti, che ha visto tre inutili elezioni, Hitler diventa cancelliere il 30 gennaio 1933 e forma un governo di coalizione con altri partiti, ma già nel febbraio scioglie le camere e indice nuove elezioni. La campagna elettorale vede i nazisti scatenati contro gli avversari politici, che vengono anche arrestati e torturati. Malgrado questa campagna di terrore, i nazisti non ottengono comunque nel 1933 la maggioranza assoluta. Ma Hitler si attribuisce ugualmente i pieni poteri e inizia così la sua dittatura personale. Tutti i partiti sono sciolti, vengono aboliti i sindacati, soppresse le libertà di stampa e di parola. Nel 1934 Hitler si autonomina capo dello Stato con l'appellativo di Führer, cioè guida, e proclama la nascita del Terzo Reich tedesco. Grazie alle SS e alla Gestapo, la polizia politica segreta instaura un regime di terrore. Vengono creati i lager, campi di concentramento dove si riuniscono i dissidenti, gli oppositori. Nel 1935, con le leggi di Norimberga, i nazisti privano gli ebrei della cittadinanza tedesca e li rendono oggetto di ogni tipo di persecuzione e umiliazione. Nella notte fra il 9 e il 10 novembre del 1938, la cosiddetta Notte dei Cristalli, i nazisti distruggono 7.000 negozi di ebrei, profanano i loro cimiteri, incendiano le sinagoghe. Inizia con l'internamento nei lager il mostruoso progetto di distruzione del popolo ebraico. Come accade in tutte le dittature, il nazismo mette sotto controllo la scuola, inquadra nelle sue organizzazioni paramilitari i giovani tedeschi, nelle piazze vengono bruciati i libri di autori che non aderiscono al nazismo. Molti intellettuali e scienziati, soprattutto di origine ebraica, fuggono dalla Germania. Un esempio per tutti, Albert Einstein. Il primo obiettivo della politica interna di Hitler è la ripresa economica per combattere la disoccupazione e ottenere il consenso dal popolo. Per questo dà una forte spinta ai lavori pubblici ed è soprattutto con la politica del riarmo che il Führer raggiunge grandi risultati. La produzione industriale raddoppia e la disoccupazione viene quasi annullata.
La rigida disciplina imposta ai lavoratori, sono stati infatti aboliti i sindacati e il diritto di sciopero, permette grandi profitti agli imprenditori e viene controbilanciata da concessioni, ad esempio l'assegnazione di case popolari, l'organizzazione di attività ricreative come i dopolavoro fascisti o corsi di educazione popolare. Nel 1933 i tedeschi escono dalla Società delle Nazioni e nel 1935, violando il trattato di pace, introducono nuovamente il servizio militare obbligatorio. Tutto questo accade nel silenzio di Gran Bretagna e Francia. Tra 1936 e 1938 Hitler invade la Renania, annette l'Austria e la Saar, occupa la Cecoslovacchia. La reazione delle potenze democratiche è debolissima. Fra i politici europei c'è chi pensa che una Germania forte possa addirittura essere considerata un baluardo contro il comunismo sovietico. Ovviamente si tratta di un atteggiamento cieco che porterà a porre le basi per tragedie future.